Oltre Po Voghera, parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone. Per informazioni contatta ora il numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing@gmail.com. Buon martedì a tutti, anche quest'oggi 3 persone fermate casualmente per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Secondo recenti statistiche, gli italiani che andranno in vacanza ad agosto saranno ben 21 milioni. Lei sarà uno di questi? Beh, guardi, io sì, spero di andare. Quest'anno purtroppo ho un problema familiare perché mia madre ha avuto un incidente domestico e quindi sarò in difficoltà a organizzarmi, però spero proprio di andarci. Sicuramente sì, anzi purtroppo io l'ho già finita e sono rimasta nella nostra bellissima Italia che ha molto da offrire e sono convinta che appunto gli italiani quest'anno scelgono come meta proprio l'Italia invece di andare all'estero. E sono convinta che comunque l'Italia ha delle bellezze straordinarie da offrire. Guardi, io più che volentieri, breve tappe e veloci, diciamo, quest'anno. Quanto ha inciso per lei la crisi economica sulla scelta della vacanza? Parecchio, perché comunque nonostante sembra che tutto sia così, per dire, semplice, ma la crisi c'è e si sente e quindi ha influito tantissimo. Abbastanza, direi abbastanza, perché comunque si trascina per anni ormai questa cosa della crisi, per cui penso che anche quest'anno e forse anche negli anni futuri ci sarà comunque un'incisione per quanto riguarda le vacanze, però gli italiani vedo che comunque ci tengono alle vacanze, quindi meno male risparmiano magari da qualche altra parte, però secondo me in vacanza ci vogliono andare. Ma per me non ha inciso più di tanto, devo dire che magari anziché fare un periodo più lungo accorcio un po' i tempi. Quanto ha inciso invece secondo lei il fattore terrorismo? Lei ha più paura di muoversi rispetto agli anni scorsi? No, non mi fa particolarmente paura, forse eviterei certi posti, però non si rinuncia completamente a vivere, ecco, questo no. Beh, un certo timore sì, effettivamente, oggi mio figlio è partito, è andato in Grecia e cosa straordinaria, gli ho chiesto di mandarmi un messaggio sia alla partenza che all'atterraggio, cosa che ha fatto, però devo dire che un po' mi preoccupa, certo. Negarlo sarebbe veramente una bugia, sì, diciamo che ti mette abbastanza inquietudine, però la vita va avanti e non dobbiamo arrenderci davanti a queste paure, assolutamente, nel senso che è giusto che ognuno di noi prenda la propria forza di combattere la paura e guardare avanti. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.